Il mio lavoro nasce dalla crepa, che non si limita solamente al termine che tutti conosciamo o all'elemento che banalmente viene sempre associato a qualcosa di traumatico. Per me la crepa è uno spunto per riflettere all'infinito su qualcosa che veramente oggi mi ha portato da tutte le parti, non solo fisicamente, ma anche filosoficamente, concettualmente, poeticamente. Il mio lavoro è iniziato calcando le crepe che trovavo in giro quotidianamente. Quei calchi che sono iniziati con la polvere di cemento, poi hanno vissuto una seconda fase, la polvere di terra. E poi oggi siamo nella terza fase, che è raccogliere la crepa utilizzando l'acqua. Bagnando la carta, imprimendola sul manto urbano, rimane una crepa scultorea, un po' come l'acqua fa, no? La erode, la scava. E in questo caso i miei lavori diventano delle vere e proprie sculture. Però attraverso la leggerezza della carta non c'è più il cemento, non c'è più la terra, e evaporando l'acqua rimane il gesto e la crepa, il pieno della crepa. E il mio lavoro è il gesto, dove io pratico la realizzazione, calco la crepa, la imprimo, la schiaccio, ci entro dentro la crepa, no? È un'opera che in quel momento è stata frutto di un movimento, ma che poi ho l'illusione di volerla fermare. Ecco perché i miei lavori dei calchi delle crepe sono congelati in qualche modo, non solo con l'atto, ma sono congelati anche con una coordinata GPS da sempre, con la data, con i minuti, i secondi, l'ora. Ecco, il tempo e lo spazio che si concretizza all'interno di un lavoro. Tra un metro quadro di una crepa fatta con la polvere di terra e una d'acqua è proprio questa differenza, che mentre quelli fatti con la polvere sono più grafici e questo di acqua è più scultoreo, diventa una scultura. E la cosa affascinante è che è qui l'elemento paradossale della crepa, anche in questo caso emerge, è lo sporco che disegna la crepa, che è l'esatto opposto dell'acqua, no? Che è il pulito, l'acqua. Questa è polvere di terra classica. Prima di realizzare questi lavori, io la raffino molto, infatti quasi vaporizza. Bella, bella proprio al tatto. Nel mio lavoro c'è una crepa manifesta e una crepa sottointesa. Abiotica è ciò che in natura significa con vita o inerte, privo di vita, di movimento. Quindi abbiamo a che fare, ad esempio in natura, con una pianta e una roccia. E in questo caso io ho unito due elementi, vivo e inerte, che rappresentano un po' anche gli ingredienti che fanno parte del mio lavoro. Un ingrediente naturale e un ingrediente artificiale. È il tentativo dell'uomo di imitarla, la natura. Questo è un lavoro a cui sono molto legato, che ha preso anche tanti sviluppi. Oggi ci sono diversi esemplari di questi lavori che si contrappongono ad altri tipi di piante. Non la posso muovere perché se tolgo una cade l'altra. Se tolgo questa cade l'uomo, se tolgo questa cade la natura. Quindi l'equilibrio sta nel mezzo. E qui anche la crepa, no? L'equilibrio è il mezzo di due elementi opposti. La serie dei vetri è una serie che io amo molto. È una crepa trasparente, mi permette di vedere non solo attraverso la sua fessura, ma anche attraverso il suo materiale. Oggi questa serie è chiamata Caso per Caos per infinite variabili. Questo lavoro nasce da un vetro rotto casualmente, ne genera infiniti, ne può generare infiniti, che sono tutti inevitabilmente diversi.
La cosa più oggettiva e universale che esiste, per quanto mi riguarda, è la crepa. Se io vado in qualunque posto del mondo, trovo una crepa. Per esempio, i confini, visti su una mappa geografica, sembrano delle crepe. E quindi io sono andato lì in quei luoghi, dove si passava da una parte all'altra, dove in teoria la crepa è libera di andare un po' dove vuole. E quindi non ha limiti, non ha fermi, non ha alte, non ha stop. Lei passa e va avanti e indietro. E quindi calcare una crepa sui confini è stato per me anche mettere di fronte l'aspetto più libero del mio lavoro, la crepa, incontrollabile, di fronte al controllo dell'uomo, al controllo degli eventi. Noi siamo qui, voi siete lì, dividiamoci. Ecco, la crepa è l'elemento più universale che non tiene conto di queste cose. I limiti sono diversi per me dai confini, sono quei posti dove finisce la costruzione umana e inizia la natura. E quindi la prima o l'ultima crepa, prima del mare, prima del burrone, prima del vuoto, attraverso la crepa la natura si riappropria di quello che le apparteneva. E quindi è un limite tra l'uomo e la natura. Eccola qua la crepa. Io ero qui e la crepa, le coordinate sono esattamente qui, ai piedi della montagna. Questo lavoro non so dove mi porterà, probabilmente seguirà un decorso casuale come la crepa. Oggi, dopo tanti anni, mi ritrovo con un elemento così semplice, analizzato da tutti i punti di vista, utilizzando tutti i media, utilizzando tutti i supporti. E questo è affascinante, perché ogni giorno è una scoperta diversa.